Al centro del mio lavoro c'è sempre la persona con le sue esigenze e con i suoi sogni. C'è anche qui la ricerca della soluzione a un problema. Per avere più spazio in soggiorno, per avere un divano più grande, per avere un tavolo quadrato, grande, comodo, per poter mangiare, ma dando respiro allo spazio, devo di fatto eliminare il tavolo da pranzo, visti gli spazi ridotti degli appartamenti odierni. Come faccio? La risposta è stata: devo utilizzare un oggetto che già c'è in soggiorno. Prendo il tavolino e lo alzo, e dopo averlo alzato, lo raddoppio. Lo devo fare con gesti semplici, intuitivi, senza dover far funzionare macchinari. Anzi, meno si vede, meglio è. E così è nato il Su e Giù. Ben rifugge dal banale effetto asse da stiro, in quanto ogni gamba ruota su un perno proprio, intorno a un nucleo centrale che permette di avere una gamba più lunga, lavorando in diagonale, per cui resta più stabile l'oggetto finito. Il tutto con un gesto molto semplice: toccare una leva che libera l'energia immagazzinata da molle in molle a gas e permette di sollevare, rifermandolo in tutte le posizioni intermedie fino a il classico 75 cm per il tavolo da pranzo. Dopodiché basterà ruotare il coperchio e ribaltare a libero, si ottiene così il tavolo dei desideri, che sparisce quando non serve, e magari utilizzare le sedie ricavate dal Cubix, che mi permette di avere anche un luogo focalizzato al deposito e al ricovero delle sedie. Ci si confronta costantemente per migliorare il prodotto, per arrivare sempre a quell'oggetto che non sia nuovo di per sé, ma nuovo perché ha un suo fine, perché dietro c'è un progetto, dietro c'è una cultura dell'oggetto, una cultura del fare, che ha sempre comunque come base la persona con le sue esigenze e i suoi bisogni. Tutti questi progetti che da 10 anni circa sviluppiamo con Ozio hanno potuto essere sviluppati perché ho trovato un'azienda dinamica che osa fare le cose nuove, che spero incontreranno il gusto e i sogni delle persone.